Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. Ecco, ricordiamo questa mattina, ammaestrati da questo Vangelo, una grande regola della rivelazione, poi facciamo due nuove preghiere. La regola della rivelazione è espressa da Gesù con queste parole: hai nascosto queste cose ai sapienti del mondo. Ripetiamo: hai nascosto queste cose ai sapienti del mondo e le hai rivelate ai piccoli. Questa è la grande legge della rivelazione. E quando noi siamo orgogliosi, ci sentiamo chissà che, succede un blocco tra noi, un impedimento, come delle nuvole nere che si frappongono tra noi e il sole che è Dio. Ecco, quando noi invece siamo umili, fiduciosi, abbandonati a Dio, Lui può venire a noi e portarci la sua grande rivelazione. Ecco perché nella Bibbia, nell'Antico Testamento, c'è anche questa preghiera: liberami, Signore, dall'orgoglio e sarò salvo dal grande peccato. Ecco, dobbiamo temere questo orgoglio perché è molto un impedimento grande all'azione di Dio in noi. Poi due preghiere bellissime che prendiamo proprio dal Vangelo. Sono tutte e due rivolte all'Eterno Padre. La prima risponde a questa indicazione di Gesù: Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Diciamo una volta. In questo tutto ci sono anch'io, c'è ciascuno di noi. Allora dobbiamo dire questa preghiera nuova. Padre Santo, grazie che mi hai donato a Gesù. Padre Santo, grazie che mi hai consegnato a Gesù. Padre Santo, grazie che mi hai redento in Gesù. Questa è una preghiera bellissima, se la ricordate prima di dormire, vedrete che vi aiuteranno a fare un riposo nuovo. Ecco, siamo consegnati, affidati dall'Eterno Padre a Gesù. E poi un'altra preghiera facciamo adesso, perché Gesù dice anche: Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Cosa vuol dire? Vuol dire che la conoscenza intima di Gesù, non quella culturale, storica, che potrebbe avere anche una persona atea, non credente, ma la conoscenza intima di Gesù come uno vivo che salva, questa conoscenza viene dal Padre, è un dono di Dio Padre. Gesù l'afferma in modo solenne: Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Allora da qui può nascere questa bellissima preghiera: Padre Santo, fammi conoscere Gesù, fa che possa accoglierlo di più. Questa
questa preghiera piace tanto a Dio, tantissimo, tantissimo, dovrebbe diventare quasi l'unica preghiera ed è la sostanza del Padre nostro. Tutte le cose che noi chiediamo a Dio Padre, nella sostanza profonda, sono un'implorazione di avere Gesù, di accogliere Gesù, perché in Lui c'è la salvezza e c'è la fonte dello Spirito Santo. Ecco, allora mi piacerebbe se ti ricordi un po' di più di questo e che impari un po' a fare più spesso questa preghiera. La facciamo l'ultima volta. Padre Santo, fa che possa conoscere Gesù e che possa accoglierlo di più, specialmente nella Santa Messa. Amen.